la spina bifida nelle sue forme più gravi, mielo meningocele e mielocisto meningocele, oltre ad accompagnarsi frequentemente con lussazione dell'anca e con piede torto paralitico, determina gravi alterazioni trofiche, neurogene e da non uso a livello dello scheletro degli arti inferiori, con possibili fratture spontanee o in corso di manovre fisioterapiche. Le fratture avvengono solitamente in regione sovracondiloidea o sovramalleolare. Possono passare inosservate a causa delle turbe sensitive. Guariscono con riposo. Esempio di frattura dell'epifisi distale della tibia sinistra in mielo meningocele. Anche nella spina bifida con tumore possono aversi disturbi trofici dell'apparato locomotore. Piedi cavi mielodisplasici, necrosi ossee, fratture da durata, ad insorgenza per lo più tardiva, massimamente nel periodo puberale, quando, con l'accrescimento della colonna, il midollo, fissato alla massa lipomatosa, non può risalire verso l'alto e subisce uno stiramento. Esempio di turbe neurotrofiche del piede, insorte all'età di 12 anni in soggetto portatore di spina bifida con tumore. I tumori midollari possono insorgere senza produrre alterazioni radiologiche apprezzabili, ma nel prosieguo del loro sviluppo sono in grado di determinare sul radiogramma modificazioni di grande importanza diagnostica. Nei tumori sottodurali, l'ingrandimento del canale midollare in senso trasversale e sagittale a livello della neoplasia è incostante e solitamente tardivo. Può limitarsi ad una o due vertebre e allora è nettamente distinguibile dai segmenti vertebrali adiacenti. O può interessare un tratto più esteso, assumendo un aspetto fusiforme con aumento della distanza interpeduncolare di più metallo. Nei tumori extradurali, la massa tumorale può protrudere attraverso il canale coniugale ed assumere un aspetto a clessidra, usurando il canale stesso ed aumentando la distanza interpeduncolare. Può estendersi alle apofisi articolari, al corpo vertebrale ed anche all'arco posteriore delle coste, determinando l'allargamento localizzato di uno spazio intercostale. L'interessamento dell'apparato osteoarticolare può essere evidente anche in affezioni midollari di origine infettiva, batterica o virale. Un esempio classico è costituito dalla poliomielite acuta anteriore, le cui paralisi si accompagnano costantemente a gravi alterazioni trofiche dell'osso, costituite da porosi intensa dello scheletro degli arti paralitici, con ossa estremamente sottili, prive di corticali, radiotrasparenti in modo tale da distinguersi appena dalle parti mobili, facilmente fratturabili anche in seguito a traumi minimi. Contemporaneamente si assiste all'instaurazione di deformità dovuta all'azione del carico e a squilibri muscolari. Esempio di frattura patologica del femore in esiti di paralisi poliomielitica. Atrofia e decalcificazione intensa si riscontrano anche nelle paraplegie traumatiche o di altra natura. Una particolare complicanza di queste è rappresentata dalle paraosteoartropatie dei paraplegici, costituite da abnormi calcificazioni pararticolari, specie a livello dell'anca, del ginocchio e del calcagno, e talvolta da ossificazioni muscolari di origine interfasciale. Queste lesioni sono piuttosto frequenti nelle fratture vertebrali mieliche, 20%, soprattutto quando il livello della lesione è molto alto. Non si osservano nell'infanzia, mentre sono possibili nell'adolescenza. La loro origine è stata attribuita a flogosi batteriche sostenute da decubiti o infezioni delle vie urinarie, a stati tossici, a turbe circolatorie. Non si esclude però che la neoformazione ossea tragga origini da un tessuto connettivo
che riacquista le sue funzioni mesenchimali osteogenetiche, in quanto tali funzioni non sono più inibite dall'azione locale del sistema nervoso periferico. Queste lesioni insorgono solitamente dopo 5-10 settimane, 7 mesi dal trauma. Quando danno compromissione dell'articolarità, richiedono trasportazione chirurgica. È necessario però che il processo ossificativo sia completato onde evitare recidive. Atrofie ossee e deficit di sviluppo ricorrono nelle lesioni radicolari, specie da paralisi ostetriche dell'arto superiore e nelle paralisi dei nervi periferici.